Bene, buonasera a tutti. Vabbè, io adesso no, non vorrei scadere nell'ovvietà quando dico che chiaramente per noi questa è una partita, uno, molto importante, dobbiamo vincere assolutamente, partendo da quello di buono che insomma abbiamo messo in campo a Milano, che al di là ovviamente di quello che è stato il risultato purtroppo è negativo. Ah, insomma, con in parte la, come dire, in parte la consapevolezza di sapere che insomma, se mettiamo in campo un certo tipo di attitudine e un certo tipo di, come dire, cooperazione, di voglia di vincere, tutte queste cose qui che magari qualche volta sembra che siano parole campate in aria, e invece sono una base importante per ottenere dei successi. E quindi mi aspetto sicuramente che la squadra, partendo da lì, come dire, riversi in campo questo, per i motivi che dicevo prima, perché giocando in casa, insomma, giocando in un momento in cui entriamo nel vivo dell'ultima parte di stagione e non possiamo sicuramente permetterci passi falsi, quindi con grande rispetto, come sempre ovviamente deve essere dell'avversario e anche di noi stessi, insomma dobbiamo fare una partita molto attenta, adesso loro hanno, parlando più nello specifico, saranno senza Freeman domani, dopo aver rinunciato anche a Burgess, e vuol dire rotazioni un po' più corte per il mio collega, con giocatori che comunque di grande esperienza, questo nucleo di giocatori italiani, perché insomma anche Nicevic sostanzialmente, no? Anche perché gioca da passaportato, ma al di là di questo insomma. Insomma, Solania, Basile, Nicevic, Pecile sono giocatori di grandissima esperienza proprio. Più rispetto all'andata c'è Seke Henry in regia, un pacchetto di lunghi che con Arci e Hunt è di buona, più che buona consistenza. Quindi, come dicevo, insomma, bisogna trattarli con grande rispetto, difendere bene, dare il ritmo giusto alla partita e ovviamente vincere. Questo è quello che in pillole dobbiamo andare a fare. Se avete qualche domanda più specifica, Coach, la sigla? cosa? Sta male ancora? Chiesto, no, è rientrato, si è allenato la settimana e quindi giocherà sicuramente della partita, insomma. Poi Squadra coach dopo la delusione, però cioè, forte, era più forte la delusione o la convinzione di aver fatto comunque una buona prestazione? beh, insomma, c'è un po' di contrasto sicuramente dal punto di vista emotivo, c'è stato devo dire che il grado di applicazione è stato molto buono fino ad oggi, insomma, quindi naturalmente io da allenatore spero che questa sia, come dire, una spinta, un'incazzatura, come dire, no? Perché incazzatura quelle positive che insomma voglio farti mettere in campo quel quid che sai che se lo metti in campo insomma prima di tutto possiamo difendere in maniera eccellente, come dire, insomma, e poi i risultati sicuramente arriveranno. Coach, da qui alla fine mancano 11 partite. Diceva Greg Taylor la settimana, insomma, tu ti stai convincendo che queste sono 11 finali per il raggiungimento di questi playoff che la piazza merita. Ma guarda, sì, adesso guardare troppo avanti, credo non sia il caso, insomma, per come,
per come in questo momento la classifica, il campionato e tutto, è un momento di veramente di testa bassa e guardare 10 metri avanti alla propria ruota, non a dove è l'arrivo. Vorrei che i giocatori vivessero questo periodo qui, che è molto importante, perché stiamo parlando dell'ultimo terzo, poco più di stagione regolare, con questo tipo di motivazione, con questo tipo di convincimento. Per quello parlo con loro di affrontare come fosse veramente una finale, ogni partita dare grandissima importanza, non che non l'abbiamo fatto, però insomma, come dire, un pochino di più sicuramente siamo chiamati a fare, questo non c'è dubbio in questa ultima parte, quindi sono altresì convinto che se loro hanno dentro questo tipo di motivazione, di obiettivo e di proprio forza mentale, ci possiamo togliere delle soddisfazioni, poi vedremo come si sviluppa tante cose, insomma, però come dire, bisogna che abbiano voglia di essere un po' più protagonisti, come dire, in qualche modo, facendo leva su quelle che sono le loro capacità, le loro potenzialità, la loro voglia di affermarsi, la loro voglia di, insomma, qualche volta quando si perde in maniera così estremamente amara, come dire, poi si agogna di più il sapore della vittoria, no? Perché capisce ancora di più cosa, con una differenza così minima, una linea così sottile tra vincere e perdere, tra essere delusissimo o essere contentissimo, dopo aver dato sicuramente comunque tutto quello che si poteva dare, eccetera, questa deve essere una spinta motivazionale importante per ognuno di loro e per noi come squadra, insomma, come tutto. Scusi, lo vedremo in campo domenica, ma Banks come ha reagito? Come no, si è allenato, bisognerebbe chiedere un po' più a lui, forse da parte mia posso dire di averlo visto sicuramente molto, come dire, consapevole di aver fatto un errore così di quelli che non ti aspetti, perché non è sicuramente, non è il problema di sbagliare l'ultimo tiro, come dire, no, ma insomma è stato un errore un po' così da un giocatore che invece nelle ultime partite era quello che comunque ci sta, come dire, tirando dietro un pochettino il gruppo, però mi sembra che lui abbia reagito come stavo dicendo prima. Io vorrei che reagissero anche gli altri, cioè allenandosi con grande attenzione e riproponendosi non solo a tweet o a parole, no, così di dire no, adesso questa dobbiamo in qualche maniera rifarci di questa sconfitta. Ma mi sembra che da questo punto di vista lui, ma non solo lui, devo dire, perché anche gli altri onestamente, insomma, si stanno dando da fare sulla strada giusta. Coach, come hai preparato la partita contro Capo d'Orlando, visto che comunque Capo d'Orlando ha cambiato degli asset, cioè ha indicato degli asset che erano importanti? Beh, insomma, sicuramente innanzitutto loro hanno comunque, come dicevo prima, dei punti di riferimento abbastanza precisi, e quindi alcune cose rimangono tali e su quelle abbiamo cominciato a lavorare, stiamo lavorando in questi giorni qua. Poi c'è da dire anche che soprattutto nella prima parte di settimana siamo stati un pochino più focalizzati su noi stessi, come dire, no? Su riprendere le cose che andavano bene o che possiamo fare un pochino meglio, su aggiustare qualcosa anche dal punto di vista offensivo. E quindi nello specifico tattico, diciamo che parzialmente ieri, poi insomma tutto oggi, domani andiamo a su alcune cose che noi pensiamo i nostri avversari possano fare, che non sto qua a dire perché sennò sarei griccioli e non... Coach,
coach in queste 11 gare è l'occasione un po' per ritrovare Daniele Cavallero, forse avere un buona fase di appannaggio? Ah, sicuramente, sicuramente io sono convinto che lui, come anche Riccardo, insomma, siano due giocatori che faranno sicuramente una buona ultima parte di campionato, perché stanno lavorando bene, seriamente, ci tengono, e quindi purtroppo qualche volta si va incontro a periodi più o meno lunghi di appannamento o di non riuscire a fare le cose che magari prima venivano in maniera più automatica o più semplice. Però sono anche certo che per come si stanno impegnando, per come stanno lavorando durante la settimana, arriva il momento che il lavoro paga la moneta indietro, insomma, quindi verranno ripagati di questo sicuramente, e quindi ne trarrà beneficio anche ovviamente la squadra, che poi è quello che a noi interessa ancora di più, insomma.